96 € al mese per riscaldare casa, per le luci, per il frigo, insomma, tutte le bollette messe assieme danno 96 € al mese. Ecco, oggi voglio condividere con te questa storia di una famiglia molto felice che ci ha mandato le bollette elettriche dopo più di un anno di funzionamento con una pompa di calore e, facendo la somma, ha risparmiato il 30% rispetto a quello che si era preventivata. Prima di partire però, se vuoi rimanere aggiornato e scoprire i segreti delle pompe di calore, beh, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Ciao, oggi voglio condividere con te queste bollette che ci ha inviato la famiglia per analizzare un po' il caso. Facendo la somma escono 96 € al mese, quindi per 12 mesi siamo intorno ai 1.150 € per tutta la casa, quindi per cucinare, per riscaldare la casa, per le luci, per il frigorifero, per l'utilizzo comune dei computer, televisione e quant'altro. Ecco, quindi un bel risultato, perché a detta del cliente si aspettava un consumo sicuramente superiore andando completamente in elettrico. Beh, è un'abitazione da 100 metri quadri, piuttosto isolata, non è una casa passiva, una casa normale di recente costruzione. L'impianto di emissione è con radiante a pavimento, quindi stiamo lavorando in bassa temperatura, e il cliente ha un impianto fotovoltaico da 6 kW. Allora, era rimasto particolarmente contento perché ha visto che, sommando il tutto, lui si aspettava all'incirca un 30% in più di consumi elettrici in un anno, e invece con i nostri consigli, con la nostra supervisione, adottando appunto tecniche di funzionamento della pompa di calore in abbinata al fotovoltaico, temperature consone per il suo impianto e aggiusti e accorgimenti che possiamo fare monitorando da remoto il suo impianto, ha ottenuto un ottimo risultato, ma te lo farò dire da lui direttamente con una piccola intervista. Ecco, chi sono io? Sono Samuele Trenta, sono un ingegnere meccanico che si è appassionato del mondo delle pompe di calore già nel 2012, e attraverso Sigillo Sicuro realizziamo il sogno delle famiglie di staccarsi completamente dalla bolletta del gas per trasformare una casa 100% elettrica, quindi andiamo a togliere proprio questi contatori del gas dalle case. Tutto questo lo facciamo utilizzando prodotti professionali e spesso anche su impianti a radiatori, dove la maggior parte dei tecnici ti dicono lascia stare oppure metti una pompa di calore ibrida. Ecco, in realtà noi da diversi anni abbiamo realizzato sistemi anche su impianti a radiatori in alta temperatura, li monitoriamo, sappiamo quanto consumano, come sta il cliente in casa, e i risultati sono veramente interessanti. Basta che guardi nel link qui sotto le recensioni di Sigillo Sicuro. Allora dai, vediamo un attimo le bollette insieme. Bene, allora abbiamo visto le bollette. Ti chiederai, beh, anche a casa mia consumerò così, consumerò di più, di meno? Beh, allora non posso dirtelo senza sapere come vivi in casa, quanti gradi tieni in casa, quanto grande è la casa, quanto disperde la tua casa, che tipo di impianto hai. Ecco, avendo tutte queste informazioni è possibile fare una simulazione e saperti dire effettivamente quanto consumerà una pompa di calore a casa tua, e certi tipi di pompa di calore, perché puoi avere la pompa di calore più famosa del mondo, quella che trovi nelle pubblicità da tutte le parti, ma se nessuno ti dice quanto consumerà, perché l'hai installata? Perché vuoi una pompa di calore in casa, o perché effettivamente hai bisogno di un risparmio rispetto alla caldaia combustibile che hai oggi? E un'altra domanda che potrebbe uscire è: ma se ho un impianto a radiatori, stiamo parlando di stessi consumi? Assolutamente no, tutto è proporzionato, ma neanche con la caldaia consumi uguale se vai sull'impianto a pavimento oppure sui radiatori. Ogni casa ha la sua, ed è per questo che facciamo la simulazione, per capire se effettivamente vale anche la pena, nel tuo caso, passare alla pompa di calore. Perché se già oggi consumi 400-500 euro
per riscaldare casa tutto l'inverno, sono il primo a dirti lascia stare la pompa di calore e rimani con il generatore che hai oggi. Se invece inizi a consumare 1.500, 1.800, 2.000, 3.000 euro per ogni inverno per riscaldare casa, allora lì le cose cambiano, perché tra detrazione fiscale e tra risparmio in bolletta, questo investimento si ripaga veramente in pochi anni. Ma sentiamo la famiglia che ci ha mandato le bollette. E Alberto, ti aspettavi un risultato del genere? Ciao Samuele, sinceramente pensavo di spendere circa 1.500 euro all'anno, considerando che ho tutto elettrico, induzione, cancello elettrico, cioè ho solo elettrico e gas escluso, per cui sono molto contento, considerando che siamo una famiglia da tre persone, per cui c'è anche un consumo d'acqua. Alberto, avendo visto e toccato con mano in prima persona, consiglieresti un impianto così a un tuo amico? Sicuramente sì. Ho sempre, ripeto per la seconda volta, un comfort all'interno della casa dove sto benissimo, ho sempre l'acqua calda e sicuramente è un prodotto che consiglierò a qualsiasi per star bene in casa. Ecco, tutto qua. Bene, grazie Alberto, grazie della tua disponibilità e del tuo entusiasmo. Ecco, come Alberto ci sono centinaia di famiglie che hanno deciso di staccare il contatore del gas per trasformare la loro casa in 100% elettrica, trovi le recensioni qui sotto al video. E noi ci vediamo invece al prossimo video.